Benvenuta alla lezione dedicata al percorso anticellulite. Oggi ho preparato tutto. Cosa ci serve? Pizzino pronto, la traccia del lavoro, l'acqua. Preparati dell'acqua, anche una bella bottiglia d'acqua. Sedia. La settimana scorsa ti avevo chiesto di procurarti un elastico tipo loop che puoi altrimenti realizzare annodando la fascia. Procurati, quindi diciamo meglio se tutti e due, perché poi ci servirà anche la fascia per la parte diciamo di stretching. Un cuscino spesso, ormai siamo abituati a queste, ecco, può essere proprio prendi due cuscini se è troppo sottile quello che hai o perde la forma. Dobbiamo creare una sorta di spessore da terra per la parte dedicata al lavoro con le gambe in alto, e ti avevo chiesto di procurarti il foam roll. Lo useremo per circa 10 minuti, in caso tu non ce l'abbia, glissa un pochino, mi spiace magari che perdi 10 minuti, però se non ce l'hai ancora pazienza, e in caso anche di estrema fragilità capillare, glissate sulla parte del foam roll e ripetete o l'esercizio primo, andate direttamente alla parte successiva. Quindi mettiamo da parte un attimo il tutto, io prendo pizzino, traccia, un goccio d'acqua e iniziamo. Allora, posiziono qua, la pallina, ecco cosa mi stavo dimenticando, la pallina da tennis o come si dice, oppure anche quella, so che qualcuno di voi ha quella con le punte, giusto? Ok, vamos, iniziamo. Scarpa da ginnastica e quanta roba, però ormai siete abituate, quindi immagino già siate con la giusta calzatura. Andiamo a picchiettare con enfasi, partendo prima dal gluteo, nella parte proprio centrale della natica. Scendiamo lungo gli arti lateralmente e risaliamo sull'interno. Mettiamo anche l'area anteriore della coscia, in prossimità proprio della rotula, così. Con il taglio della mano invece lavoro un pochino l'area lombare, con le nocche, quindi pugni chiusi, frizione con enfasi il sacro, e voilà, risaliamo e andiamo sull'area del girovita con più attenzione, usiamo i polpastrelli anche sull'area del petto, un po' le spalle, ma le spalle in realtà le andiamo a trattare con il pugno chiuso, polso morbido, lascio un po' agire questo autotrattamento sul trapezio e quindi scendo anche lungo il braccio, in un senso e nell'altro, e voilà, dall'altra parte pugno sinistro, polso morbido, fai cadere bene sul trapezio. Quindi anche qui scendo, faccio un due giri lungo il braccio e voilà, morbidi il polso quando fate il picchiettamento. Scarico le braccia, scarico un pochino le gambe, quindi parto a sciogliere bene le articolazioni. Oggi partiamo dal basso, dalle caviglie, spingiamo i talloni in alto, corpo ben allineato. E quindi peso sull'esterno, peso sull'interno, interno e esterno. In realtà riesce ad andare un po' all'interno della scarpa da ginnastica, non deve essere troppo ampio il movimento. E disegniamo, facciamo disegnare alle ginocchia dei cerchi sopra l'area dei piedi stessi. Dall'altra parte sollecitiamo bene anche le ginocchia, le riscaldiamo con buona parte del lavoro, sai che è in piedi, no, non buona parte, però una parte in piedi, e quindi uno le riscaldiamo per fare meglio gli esercizi. Spingo adesso, lascio i gomiti fuori e cerco con il ginocchio di raggiungere i gomiti non troppo alti. Come ti dicevo, questa parte di mobilità articolare ci serve sia come riscaldamento, sia perché le articolazioni proprio devono essere belle sciolte, sbloccate per favorire la circolazione linfatica, non solo, anche circolatoria, ma poi anche per favorire un migliore stretching nella parte poi finale.
Ci serve anche l'effetto pompa dei muscoli, ecco perché c'è una prima parte di lavoro, intanto fai come me il kickback, una parte di lavoro che vada a strizzare, attivarli sia metabolicamente sia meccanicamente. Oggi, malgrado, non... intanto fammi la passeggiata sul posto, oggi fatichiamo un po' di più, però per breve tempo, ok? Quindi, come sai, come ti ho già spiegato, l'intensità del lavoro in questo genere di percorso non deve mai essere esagerata, come ti ho detto anche nelle altre lezioni, non devi sentire quel bruciore per cui non riesci a fare neanche una ripetizione in più. Oggi ti chiederò invece di essere un po' più vicino a quella sensazione. Ho studiato, insomma, anche solo gli esercizi saranno sostanzialmente un po' più faticosi, ma durerà di meno il percorso, ok? Quindi ogni tanto bisogna dare una sferzata che diciamo è anche particolarmente rassodante, quindi assolutamente ci fa bene, e prolunghiamo poi la parte anche destinata al detox, quindi andiamo a equilibrare con più detox oggi la lezione. Detto questo, ti spiego, allora prima facciamo un percorsino attivante l'adrenalina, ci sono 4 volte, ormai lo conosciamo, dalla marcia sul posto al mio via, passiamo una corsa sul posto eseguita alla massima velocità possibile per 10 secondi, ok? Quindi resta, vabbè, sul posto, bello compatto il corpo, muoverai con frequenza braccia e gambe. Lo faremo per 4 volte e poi ci sarà il riposo attivo, quindi semplicemente marcia sul posto. Partiamo esattamente fra 5, 4, 3, 2, primo scatto, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, piano, ripeteremo ancora 3 volte. Allungati in alto con la colonna, mantieni un buon giro vita, spalle rilassate. Tra 5, 4, 3, 2, 1, secondo scatto, 1, 2, veloci, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, piano. Un posto, spingo bene dalla pianta dei piedi. Mi allungo in alto con la colonna, mi ossigeno profondamente, attenzione che siamo pronti per il terzo scatto, fra 3, 2, 1, vai! 5, 6, 7, 8, 9, pausa! Ci manca l'ultimo. Terminato questo, ci sarà la fase didattica nella quale ti spiegherò gli esercizi che andremo a fare. Questo è l'ultimo scatto. 3, 2, 1, scatta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Piano. Allora, 20 secondi di pausa. Possiamo sorseggiare, solo sorseggiare, continuare a muoverci e andiamo per la precisione. Ecco cosa mi sono dimenticata, non mi dici niente. I pesetti. Hai visto? Beh, nella pausa li vado a recuperare, fallo anche tu con me. Perdonami. 2 bottigliette d'acqua se non avete i manubri. Eccoci qua, insomma, riesco sempre a dimenticare il menu iniziale dei vari piccoli attrezzi. Come ti dicevo, andiamo adesso a vedere i singoli esercizi che poi faremo all'interno del percorso. Loop, entrerò con le gambe all'interno del loop, ok? E posizioniamo per il primo esercizio il loop appena sopra l'area delle ginocchia e faremo un doppio passo laterale, ok? Quando arrivo qui, apro, squat, torno, chiudo. Doppio passo laterale, apro, squat e chiudo. Quindi 1, 2, 3, 4, apro, squat, chiudo, riparto. 1, 2, 3, 4, squat, riparto. 1, 2, 3, 4, squat,
e chiudo, ok? Poi aggiungerò i pesetti per il secondo esercizio e metteremo, cercheremo di fare veloci questi cambi, farò scendere il loop alle caviglie, senti che il loop, anche se non è di forte intensità, tenderà a convergere verso l'interno, motivo per cui devi piantare bene i piedi e avere la percezione di tirare sempre un po' quel loop, ok? Parti con i pesi sopra le spalle, eleva in alto le braccia, eleva i talloni in alto, ok? Su, devo sempre tirare un po' col loop, esaurire bene l'elevazione dei talloni e l'elevazione delle braccia. Quando elevi le braccia, fai attenzione a non mollare la tenuta della schiena, ok? Per questo non andare esattamente sulla verticale con le braccia, ma lasciale poco in avanti. Spariscono le mani, ma vedi l'inclinazione delle braccia. Detto questo, metteremo giù i pesetti e faremo di nuovo risalire il loop. Fammi vedere. Squat, ok. E faremo di nuovo risalire il loop sopra l'area delle ginocchia. Terzo esercizio, alterniamo 5 abduzioni con un arto, poi con l'altro a 5 squat insieme. Trovo l'equilibrio su una gamba. 5 abduzioni sono queste. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5. Resto e quindi 5 squat belli profondi, ok? Quando vai giù, fai attenzione che il loop ti chiude le ginocchia, le fa convergere, quindi tieni sempre tirato il loop. Fatto questo terzo esercizio, lascerò cadere il loop, andrò a preparare il mio mat e faremo due esercizi belli tosti, ok? Uno, ci allunghiamo in alto, scendiamo, dobbiamo prepararci all'inizio del tappetino e ci prepariamo in quadrupedia con le ginocchia sollevate da terra. Camminiamo fino alla fine del tappetino, torniamo indietro e risaliamo, ok? Quindi su, scendo, quadrupedia con ginocchia sospese, camminatina lungo il nostro mat e ritorno e su. Tostissimo. Fatto questo, ci metteremo all'inizio del nostro tappetino dalla parte opposta. Stai provando con me, hai già sentito, vero? Lo so. Elevo ancora una volta il corpo in alto, questa volta scendo, rullo sulla schiena, mi aiuto a salire con le braccia e andiamo avanti per un minutino, ciascuno con la propria carica di velocità e di energia, ok? Te l'ho detto, è abbastanza tosto, voglio lavorare con più, un po' più di intensità, fammi pensare, l'ultimo esercizio poi è bridge, sì, no scusa, no non c'è, l'ho cancellato, va bene così, oggi carichiamo un pochino di più in termini di affaticamento, ma poi abbondiamo con la detox. Niente, siamo pronti, sono questi 5 gli esercizi da fare, qualche spostamento, ogni esercizio lo eseguiremo per un minuto. Prendi un asciugamano, ecco un'altra cosa che ho dimenticato, per tamponare un po', ok? Un goccio d'acqua se vuoi, iniziare con un sorso d'acqua, lo appoggio qui, molto bene. Quindi, amici, amiche, loop. Entriamo con le gambe all'interno del loop. Il primo esercizio sarà il doppio passo squat, andate e ritorno, ok? Ti rinnovo l'esercizio, doppio passo squat, chiudo, doppio passo, apro squat e richiudo. Ricordati bene la coordinazione così mantieni, vedi che questo è uno step touch, giusto? Quello che normalmente facciamo, cerchiamo di mantenere una buona velocità. Partiremo fra 15 secondi, lo faremo per un minuto. Mi raccomando, buona la velocità, buono l'orientamento delle ginocchia sulla punta dei piedi. 5, 4, 3, 2, 1, vado. Doppio
passo, squat e chiudo, doppio passo, ciascuno con la propria velocità, vai anche più veloce di me. Il loop, anche se non è di una resistenza eccessiva, ti assicuro che ci aggiunge un po' di carico rispetto alle lezioni precedenti, dove non mi sembra non l'abbiamo mai usato, giusto? Abbiamo usato i pesi, ma non il loop. Abbiamo già superato la mezz'ora, sì, la mezz'ora, i 30 secondi di questo esercizio. Mi stavo dimenticando lo squat. Voilà, vai, mantieni. Ancora una decina di secondi, ragazzi, insieme. Vai, forti nel giro vite nella schiena. Ci sta. Voilà. Prendi i pesi, relevé, abbassa intanto il loop alle caviglie, apro, sento tirare il loop, mani alle spalle, glutei forti. Vai. Elevo e scendo, elevo e scendo. Continua a tirare il loop, lo senti proprio più a livello posturale, non è una fatica che percepisci subito. Ancora una trentina di secondi, i nostri polpacci si stanno rinforzando per bene, come ti ho detto, oggi voglio anche rassodare, cioè avrà un effetto rassodante maggiore, ma anche cambiare un po' l'intensità per non fissarsi sempre sulla stessa. 10 secondi e seguirà quell'esercizio combinato di 5 abduzioni destra, 5 sinistra e 5 squat. Precisamente ora, giù i pesetti, fai risalire rapidamente il loop sopra alle ginocchia, mani ai fianchi, punto fuori un piede, 5 abduzioni, 1. 2, 3, 4, cambio gamba, 1, 2, 3, 4, 5 squat al centro, 1, su bene diritti, 2, stendo, ritira sempre l'elastico, scendi compatta e forte nella schiena e quindi riparto, 5, 4, 3, 2, cambio gamba, 5, 4, 3, 2, 1, 5 volte squat al centro, bene dietro i glutei, schiena forte, compatto il giro vita, 3, 4, ultimo, ok, ci stanno solo i 5, 1, 2, 3, 4 dall'altra parte, poi sfiliamo il loop, 1, 2, 3, 4, 5, lascia cadere il loop, preparati all'inizio del tuo tappetino, questo è tostissimo, allungati in alto, camminata in quadrupedia, ricordi, avanza, arretra, all'inizio del tappetino, ritorno, mi allungo, giù tutto, quadrupedia, camminata comoda di ritorno, e su, allungo, scendo, quadrupedia, camminata, ginocchia sempre sospese, allungati, giù, ci sta ancora una camminata di andata e una camminata di ritorno. Preparati all'inizio del tuo tappetino, allungati e giù, rulla sulla schiena, aiutati con le mani, sali, vai ancora, up, ulala, troppa enfasi, su, releve, massima estensione del corpo, scendo, down, e su, forza, ora, lungo un minuto, Te l'ho detto che era un pochino più tosto oggi, ma durerà meno, fidati, e dopo ci godiamo la detox. Ancora una quindicina di secondi e poi comunque abbiamo una pausa. Ci sta l'ultimo, forza. E stop.
Voilà, primo round fatto. Sposta anche tu il mat, se ce l'hai proprio tra i piedi. Un goccio d'acqua. Siamo nel minuto di recupero. Quarto d'ora fatto. Tampona un pochino se stai sudando. Resta in movimento. Vai a prendere il loop. Tienilo a portata di mano, perché fra pochi secondi ci prepariamo per il primo esercizio, che sarà, ti ricordi, il doppio passo con squat, doppio passo con lo squat. Mancano 10 secondi circa, quindi prepariamoci. Loop sopra la linea delle ginocchia, trovo spazio, partiamo fra 3, 2, 1, vai, doppio passo, squat e ritorno, doppio passo, squat, torno. Doppio passo, quando fai lo squat, scendi con il busto ma non cadere, eh? Forza nella postura, forza nel girovita, spingi bene indietro i glutei nello squat, muovo proprio busto e gambe come due segamenti che si possono muovere solo attraverso le anche, attraverso il bacino, vai ancora. Qualche secondo, voilà, manca poco, stavo per perdere il loop, la gestione loop, ce ne sta uno, ancora, torna e stop, prendi i pesi, fai scendere il loop alle ginocchia, scusa, dalle ginocchia alle caviglie, apri, relevé con spinta in alto dei pesetti. Tiro sempre il loop, spingo bene con le dita dei piedi, glutei contratti, giro vita forte. Mi ossigeno bene. Voilà. Ricordati, non esattamente overhead le mani, i pesi, ma appena appena, diciamo, se tu guardi all'orizzonte, sono nel tuo campo visivo. 20 secondi circa ancora. Seguirà l'esercizio dei 5 abduzioni destra, sinistra e 5 squat, senza pesetti e con il loop alle ginocchia. Precisamente ci prepariamo ora. Quindi, giù i pesetti, su il loop alle ginocchia. Trova posto al centro e quindi 5, 4, 3, 2, 1, cambio gamba. 5, 4, 3, 2, 1, 5 volte squat. Tira sempre il loop. 1, torna bene diritto. 2, non rimanere qui con il busto ma ben diritto strizzando bene i glutei. 3, 4, 5, 5 abduzioni, 1, 2, 3, 4, 5, cambio, 1, 2, 3, 4, 5 volte squat, 1, stendo, 2, stendo, 3, stendo, 4, stendo, ultimo, stop. Lascia cadere il loop, preparati all'inizio del tuo tappetino, ulala, che virtuosismo, io preparo il mat, camminata in quadrupedia, su, giù, quadrupedia, ginocchia sospese, comoda camminata di andata, di ritorno, e quindi, ui, che testata, su, giù, quadrupedia, ginocchia sospese, camminata, di ritorno e ancora, ulala, temo il soffitto, giù, prepara bene la quadrupedia, sospesa, dai, ultimo, ci sta, vai l'ultima, giù, camminata, ritorno, e su, preparati
all'inizio del tappetino per estensione e rulla sulla schiena, aiutati con le mani e risali, su, giù, rulla sulla schiena, aiutati e risalgo, su, giù, rullo sulla schiena, e su, ancora forza con il tuo ritmo, su, giù, rullo, e ancora, su, giù, rullo, e ancora, vai, su, giù, rullo, bravissimi, forza, 10 secondi ancora, tre secondi, direi stop, molto bene, cammina un attimino, un sorso d'acqua, muoviti, ulala, faccio andare giù l'acqua, poi continuo il mio round, ulala ragazzi, benissimo, quindi come vedi è breve il percorso e ci sarà un ultimo set, quindi l'ultimo super sforzo, ok? Poi in termini di fatica sarà un po' in discesa. 20 secondi e ripartiamo, prendimi il loop, entra nel loop, voilà, posizionalo sopra, appena sopra l'area delle ginocchia. 5 secondi e partiamo, pronti, prontissimi, doppio passo, vai, doppio passo, squat e ritorno, doppio passo, squat e ritorno, vai. Fallo con il tuo ritmo, bene eseguito, attenzione alle ginocchia, tenuta del girovita, schiena che si comporta come un unico segmento che scende ma non cade, non fa boom in avanti, giù bene il bacino nello squat, approfondiscimi bene lo squat, forza, tengo, dai 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 dai, sono solo 5 esercizi, il primo sta andando verso il suo termine, 10 secondi a seguire, faremo scendere il loop e prenderemo, eccolo qua, stop, prendi i pesi, fai scendere il loop alle caviglie, divarica bene l'appoggio dei piedi, mani e pesi sulle spalle, vicino solo, relevé e giù, relevé, forti nella schiena, glutei contratti, gambe belle tese, forza, uno di cinque è già fatto, glutei ben contratti, giro vita forte, ulala, forza, 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 ossigenati bene, rallenta un po' se è eccessivo lo sforzo, ancora 15 secondi, poi ci sarà l'esercizio 5 abduzioni destra, 5 abduzioni sinistra e 5 squat e precisamente fra 5, 4, 3, 2, stop, metto giù i pesi, alzo il loop alle ginocchia, appena sopra l'area delle ginocchia, 5 abduzioni, slancio, 1, 2, 3, 4, cambio gamba, 1, 2, 3, 4, 5, 5 volte squat, scendo bene, tiro sempre il loop, 1, 2, 3, 4, 5, riparto, abduzione, 5 slanci, 1, 2, 3, 4, 5, cambio lato, 1, 2, 3, 4, 5, 5 squat al centro, 1, 2, bene la schiena, bene il girovita, 3, 4,
5, stop, faccio scendere il loop, adatta un attimino lo spazio, io metto in diagonale il mio mat, camminata comoda in quadrupedia, ginocchia sospese, eleva le braccia, giù tutto, quadrupedia, camminata con le ginocchia che non toccano, idealmente la schiena sull'orizzontale, su bene, giù tutto, quadrupedia, schiena sull'orizzontale, non troppo alto il bacino, le ginocchia stanno a pochissimi centimetri da terra, dai, 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 non manca molto, ci sta, forza, l'ultimo, quadrupedia, 5, 4, 3, 2, andata, voilà, all'inizio del tappetino, dai, l'ultimo esercizio, releve estensione, giù, rulla sulla schiena, aiutati con le mani a salire, releve estensione, giù, rullo, su, forza, dai, 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 siamo a metà dell'ultimo esercizio, ancora una trentina di secondi. Oh là là, forza, resisti, 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 qua ti chiedo sì di resistere e dopo un'ampia detox per ripulirci dagli eccessi di intensità. D'altro canto, una sferzata al tono, l'ultimo, dai, ci sta. Voilà! Mano, stringo la mano. Bene, ragazzi, camminate. Tamponiamo. Sai che tu come mai hai sudato. Vai a bere un sorso d'acqua. Facciamo calmare il battito e la frequenza del respiro. Allora, io preparo, fai anche tu tutte le preparazioni. Intanto metto l'acqua giù per l'idratazione finale. Io sistemo bene il mat, lo metterò qui. Non sdraiarti subito, stai ancora in piedi. Ci servirà come primo momento, tolte le scarpe e le calze, quindi fai pure con me l'operazione piedi nudi e pallina. Iniziamo come primo momento, stai ancora in piedi, pallina a terra. Do enfasi a questo massaggio, ormai lo conosci, per stimolare ulteriormente il ritorno venoso. Quindi potenziamo ancora di più l'effetto delle pompe muscolari che già fanno la loro opera per far risalire il sangue e noi andiamo ulteriormente a stimolare con il massaggio alla volta plantare. Un minuto circa per piede, quindi rimaniamo ancora, io sono sul destro. Mi ossigeno bene. Cerca di rilassare le spalle, il collo, ascolta bene il tuo respiro. Ancora un po'. Dopo questa fase ci sarà la fase di foam roll con il foam. Quindi se non ce l'hai puoi eventualmente ripetere. Chiaramente non per 10 minuti, ma puoi rimanere su questo esercizio ripetendolo, alternando il piede destro e il sinistro. Ok, intanto cambiami piede. Così, ho messo un po' di qua, qua là. Quindi dicevo, per la fase successiva, se non fai gli esercizi con il foam roller, farai o questo ripetuto per 4-5 volte per piede. Poi senti anche come va, altrimenti glissi un po', vai in avanti. Il bello anche delle video registrate eventualmente, solo in questo caso va saltato, solo in caso di fragilità capillare o se ancora non hai
l'attrezzo, non sei riuscito a procurarlo, perché tutte le lezioni sono studiate con una traccia, per cui ogni cosa ha un significato, il senso della lezione data dai vari momenti. In particolare con il foam si lavora la parte fasciale, quindi andiamo proprio a distendere bene la fascia, a rigenerarla. Molto importante anche nell'ambito della cellulite, perché la cellulite è connessa molto al collagene e alla fascia. In particolare le donne hanno una forma di fascia e di collagene nella buona parte dei casi un po' sfortunata, perché le maglie sono tendenzialmente, la rete formata è tendenzialmente più ampia, quindi esce il tessuto sottostante e ha anche una conformazione che è proprio più a tubo, nel senso che emerge di più, come dire, il tessuto sottostante. Se in più all'interno di questo tessuto c'è o comunque abbiamo delle riserve di lipidiche, cioè siamo un po' in sovrappeso, tanto più andiamo verso la cellulite, tanto meno grasso andiamo verso eventualmente la ritenzione idrica. Comunque, detto questo, sono due, cioè la ritenzione idrica è un po' la prima fase eventualmente della cellulite, per cui se siamo anche in sovrappeso, tanto in sovrappeso, la ritenzione diventa qualcosa di più grave, tra virgolette, anche a livello metabolico, perché appunto andiamo sempre più verso la cellulite e anche lì ci sono degli step di gravità. Comunque ragazze, detto questo, io abbasserò il computer, la camera, senza fare danni, vediamo se riesco a non farli. Metto già la sedia qui perché dopo il foam roller ci servirà la sedia, quindi anche voi fate tutti gli aggiustamenti così poi i passaggi saranno più veloci. Approfitta per bere un goccio d'acqua, aspetta che è partita la carica, se no si spezza il video. Ok, direi che va bene, goccio d'acqua. Ok, bene. E tieni a portata di mano anche il cuscino, come ti dicevo, e la fascia. Partiamo con il foam roller sotto l'area del tendine, il tendine d'Achille, e lavoriamo per una trentina di secondi circa il tendine rullando avanti e indietro. E non faremo solo avanti e indietro con la gamba diritta in parallelo, ma ti chiedo anche, vedi, di andare in intra ed extra rotazione, in modo tale che il trattamento sia non solo longitudinale alle fibre, ma anche trasversale. Ossigenati bene. Molto bene. Ora ti chiedo di passare un po' più su, nell'attaccatura praticamente fra il tendine e la parte più muscolare del tricipite. Anche qui vado in intra ed extra rotazione, mi ossigeno bene. Continuo ancora un po'. In genere il foam roll, questo tipo di lavoro è indicato proprio anche a sé stante come anticellulite. Le ricerche sono limitate, però effettivamente senti le gambe più snelle e soprattutto inserirlo, intanto sposta sotto alla coscia in prossimità del ginocchio, inserirlo, ecco qua dobbiamo sollevarci, inserirlo all'interno di un percorso di anticellulite, di un allenamento specifico, ci fa assolutamente bene, ci fa sperare assolutamente, anche più che sperare, diciamo di muovere proprio i liquidi, ma il sentimento, cioè senti, no, che stai spostando i tessuti, massaggiandoli in profondità. Oltretutto, e questo è assolutamente provato scientificamente, il lavoro del foam roll lavora proprio le fasce muscolari, le fasce che avvolgono i muscoli, e quindi rigenerare, ecco, intanto spostami il roll sempre sotto la coscia ma più verso il gluteo, rigenerare il collagene e le fasce assolutamente
cioè questo avrà un obiettivo positivo nel trofismo generale della gamba e quindi anche sulla cellulite. Vado anche qui in intra ed extra rotazione. Ancora un po'. E voilà. Ora facciamo prima l'altra gamba, così riposiamo i polsi. Metti il roll sotto al tendine d'Achille. Vai in intra ed extra rotazione. Ossigenati bene. Muovo. Potrebbe essere più doloroso un lato che l'altro, eh? Non siamo identici, gamba destra e sinistra, e rimani sempre in un range di dolore sopportabile. Non deve essere troppo leggero, quindi la gamba deve proprio, diciamo, cadere, ma già il fatto di essere solo appoggiata così, suppongo anche per voi sia assolutamente tollerabile. Ora sposto sotto la parte più muscolare, quindi tra l'attaccatura del tendine e il polpaccetto, andando anche qui in intra ed extra rotazione. Ossigenati bene. Fantastico, sposta il secondo punto, cioè il primo punto della coscia in prossimità del ginocchio. Qui ci dobbiamo sollevare un po'. Favorisce anche qui intra ed extra rotazione dell'arto. Bene, sposta verso il gluteo, sempre sotto la coscia. Intra ed extra rotazione dell'arto. Sembra proprio di piallare, vero? Mi ossigeno per bene. Fantastico. Voilà. Ora mettiamo il roll davanti al bacino, ci solleviamo e lo superiamo e ci appoggiamo con il sacro e massaggiamo l'area sacrale. Fantastico, mi giro sul lato destro, vedi, giro le ginocchia, mi giro con il corpo e massaggio bene il gluteo destro. Vado, guarda, dal gluteo e se riesco supero, entro in quell'area di culotte de cheval, sempre molto soggetta alla ritenzione, all'accumulo. Piallo bene anche qui. Voilà. Mi giro di qua per non darti qua le spalle. Ripetiamo prima la parte centrale. Io sto sudando tantissimo, non so tu. Sali con il prima centrato con il sacro, centrata così. E poi ci manca il lato sinistro. Ossigenati bene. E quindi girati con il corpo sulla sinistra, stai prima, prendi padronanza un po' sul gluteo e poi supera un po' il trocantere del femore e raggiungi l'inizio della coscia qui sotto. Molto bene, e voilà, tolgo il foam roll, recupera la sedia, fai anche tu se vuoi le preparazioni che faccio io, così poi siamo già ben impostati. Ci servono cuscino e fascia, voilà,
ci mettiamo giù, inizia la fase idilliaca. Aspetta che mi devo un attimo asciugare perché ho... wow, sto sudando tantissimo. Allora, siamo giù, dicevo, inizia la fase idilliaca. Mettiamo il cuscino sotto al bacino e sotto alla parte della lombare. Il cuscino finisce dove termina, dove finiscono i glutei. Senti quindi la schiena sostenuta, la schiena è diritta, non deve collassare, ok? Eccoci qua. Partiamo con bicycle. Vai, tu continua, vedo che mi spariscono i piedi, quindi ho fatto questa... Non avete visto, vero, la levataccia che ho fatto? Terribile. Vai, continua di bicycle. Vediamo. Sì, voilà, perfetto. Ci fermiamo, lasciamo le gambe anche leggermente flesse e facciamo degli ampi movimenti con le caviglie. Invertiamo il senso, il giro. Prepariamo i piedi a martello e facciamo 10 spinte veloci in su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attenzione alla sedia, sgambetta, lascia cadere i talloni e i glutei. Lasciami i femori sulla verticale, quindi non è questo, ok? Ma con i femori sulla verticale. Fai attenzione alla sedia di non essere troppo vicino. Ossigenati bene, mantieni lunga la schiena e quindi di nuovo bicycle. Qui stiamo agendo con la gravità che ci aiuta a rimandarci il sangue, siamo a favore di gravità. E mi fermo, lascio le ginocchia un poco flex, faccio degli ampi cerchi con le caviglie. L'altro giro. Preparo il piede flex, faccio 10 spinte in su, in point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lascio cadere i talloni, entro la bici, attenzione alla sedia. Voilà, molto bene. Prendi adesso la fascia, avvolgi il piede destro, l'altro piede lo lasci su. Voglio che tiri bene, che crei una bella resistenza, ok? Tiro giù le braccia. Lascio qui le braccia sempre che vanno a tirare in giù la fascia e spingo in su il piede, ok? Ci deve essere una fase sempre molto attiva. Quando vai con il piede a punta in su, le braccia resistono. Quando vai con il piede flex, tiro ancora un po' di più ed è come se il piede opponesse resistenza alla fascia. Il piede flex non è un movimento subito, ma devi resistere. Ossigenati bene. Voilà. Adesso mi fai dei cerchi, sempre un po' con la stessa, lo stesso principio. Quando il piede scende in flex, deve sempre dare un senso di resistenza alla fascia. 5, 6, 7, 8, 9,
10, l'altro giro, resisto sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, resta in flex, fai scendere l'altra gamba e restiamo in stretching. Pesa la gamba possibilmente, piede flex, addome scavato. Sento tirare bene anche la parte, l'altra gamba che abbiamo fatto scendere, si sta stiracchiando la parte anteriore dell'anca. Rimango un attimo. Voilà. Piegami la gamba di terra e fai un piccolo massaggino alla testa del femore con dei piccoli cerchiolini della gamba guidati. E voilà, cambio. Vai ad appoggiare la gamba che sarà fresca fresca, io la percepisco anche in termini, ho la sensazione proprio che sia fresca. Avvolgo bene il piede, anche proprio, mi raccomando, le dita. Creo tensione nella fascia, voilà. E quindi comincio con piede point and flex. Nel point è ovvio, sento la resistenza per forza. Nel flex devo proprio resistere alle braccia, alla fascia che tirano. 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 con cerchi, 1, 10 in un senso, 10 nell'altro, resisto sempre alla fase di discesa del piede, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, l'altro giro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, brucia, 8, 9, stretching, giù l'altra gamba. Tira la punta verso il basso, posizione passiva per la caviglia che viene tirata, ossigenati bene. Molto bene, piegami l'altra gamba e guida dei piccoli cerchiolini, bacino fermo, osso sacro fermo, massaggiamo un po' la testa del femore nella cavità acetabolare dell'anca stessa. Voilà, sfilo la fascia, appoggio i piedi, rimani allineati bene alla sedia se senti che non sei proprio centrata e adesso rimaniamo in pace col mondo, in pace, in completa area comfort, mi piace chiamarla anche così. Che durante il giorno le varie attività, lo stress eccetera ci spingono sempre al di fuori del nostro più totale comfort, qui invece ci ritorniamo per ricaricarci, per ritrovare la nostra energia e lo possiamo fare anche attraverso un colore. Chiudi gli occhi, visualizza o un oggetto, un fiore colorato oppure l'aria che ti circonda, la presenza del proprio, nella stanza, diciamo, come una nebbiolina di un colore che gradisci, che in questo, nella giornata di oggi ti dà
carica ma anche relax. E per me oggi è l'indaco, mi piace tantissimo l'indaco. Penso di respirare questo colore e di respiro in respiro vanno a colorarsi i miei polmoni. Visualizza proprio i tuoi polmoni, la forma dei polmoni la conosciamo, che di respiro in respiro si colorano del nostro colore preferito di oggi. E ora dai polmoni, sempre attraverso il respiro, spingiamo il colore verso ogni parte del corpo. Prova a immaginare come una goccia colorata in un secchio d'acqua vada via via a colorare il tuo corpo. Fantastico. Ancora tre respiri per non dimenticare nessuna cellula. Ogni cellula sarà intrisa proprio del colore, del tuo colore. Ora incrociamo le braccia sopra l'area del collo e trattiamo con un massaggio che ormai è noto l'area del collo dall'alto verso il basso. Intrecciamo le braccia, appoggiamo i polpastrelli alla base della mandibola del cranio, semplicemente trascina in giù le braccia e generi una carezza, una pressione che è veramente poco più di una carezza lungo il collo stesso fino allo sterno. Senti che nelle gambe succede qualcosa, no? Stiamo proprio smuovendo, sbloccando i linfonodi per migliorare la circolazione. Sbloccati i linfonodi superiori è un po' un effetto stantuffo come una siringa, no? Oltretutto facilitato dalla posizione per cui a favore di gravità la circolazione sia linfatica che sanguigna. Ora metto le mani sotto la clavicola destra e premo solo da destra verso sinistra, ancora una volta per favorire il deflusso verso il cuore e quindi sblocchiamo per favorire il risucchio della linfa e mettere il turbo in questa nostra linfa che verrà ripulita, messa in circolo, ogni linfonodo verrà ripulita. Quindi andiamo nell'area del linguine dal pube alle ali iliache, lavoro questo passaggio degli arti al tronco. Fantastico. Voilà. Rimani ancora in pace, ascolta le tue sensazioni, rimani nel tuo colore. Se gradisci questa parte finale, prolungare questa parte finale, ti invito ad aggiungere la lezione Stretch and Detox, se hai a disposizione l'intera lezione oppure se vuoi potenziare con l'automassaggio, prolungare questa fase, vai direttamente alla parte finale. Altrimenti rimani qui in pace, nella tua area di rigenero, nella tua area comfort. Senti come il corpo è frizzante, come il tuo colore ti ha rinfrescato. È come se ogni cellula avesse bevuto acqua a una fonte
È presente quando in montagna incontri una sorgente d'acqua cristallina fresca, pulita. Ogni cellula è stata reidratata per bene. Con la logica di questi esercizi, con la sequenza, con le posture. Se anche tu come me devi riprenderti, fai prima qualche movimento dalle estremità, parti dalle mani, muovi un po' il bacino, fai scendere prima un piede e poi l'altro. Fai veramente con calma questa uscita anche dal cuscino. Alza e abbassa lentamente la schiena. Goditi la schiena che ha subito anche una piacevole decompressione. Passa sul fianco, posizione fetale rischiosissima. Quindi vai su un gomito, indugia un attimo, siediti, indugia un attimo. Ah, io sono bella sconvolta. Dirigiti verso il tuo bicchierone d'acqua e idratati. Bene, faccio scendere questa e poi secondo round, anche un terzo round. Continuate a bere anche nelle ore successive. Fate nell'arco di 10 minuti se riuscite, non prima perché magari siamo troppo accaldate, quindi attenzione ai cambi di temperatura, fate una bella doccia. Il mio consiglio è anche uno scrub oppure proprio una pulizia con una spugna tipo scrub. Pulisci bene la pelle dalle tossine e nel post doccia, perché no, aggiungi una bella cremata alle gambe, sia per l'idratazione della pelle, sia perché il massaggio, e lo farai senza premere troppo, ma sempre con quel tipo di pressione che è poco più di una carezza, ci aiuta a migliorare la texture della nostra pelle, idratandola dall'esterno. E quindi tutto confluisce nel migliorare la condizione della nostra ritenzione idrica, eventualmente anche della presenza di cellulite. Dobbiamo far pace comunque con la cellulite, non tutti i giorni sono uguali, chiaramente se si segue un percorso, una dieta, un'integrazione chiaramente con una buona dieta, le alterazioni anche visibili della nostra ritenzione idrica, non sempre ci sentiamo gonfie per capirsi allo stesso modo, o gli sbalzi diciamo ormonali e quindi la presenza o meno visibile più o meno della cellulite varia, come dico, ripeto, rispetto ai vari giorni, però se seguiamo un percorso questa rimane sicuramente più contenuta. Quindi ragazzi, io bevo ancora un po', fatelo anche voi. Voilà, buona doccia allora, buon recupero e ci vediamo presto con una prossima lezione. Ciao, grazie.